Buongiorno Andrea, oggi sei andato in realtà a ritirare qualche giorno fa un pacco di una scarpa che dovrebbe essere del marchio Adidas. Te la lancio e come al solito mi devi dire quanto pesa, di che scarpa si tratta e poi dopo mi racconti un po' le prime impressioni. Tra l'altro ce ne sono due, quindi dopo apriremo anche quest'altra. Vabbè, per oggi è così. Vai, sei pronto? Vai. Allora, ciao a tutti, io so già quali sono, però in effetti passate così potrebbe essere una o l'altra, anche se sono abbastanza facili da indovinare, perché una è davvero particolarissima. I colori sono belli, si vede. Ma quanto pesano? Sai che questa qua secondo me è pesante. Contro tutti i trend degli altri, secondo me l'hanno appesantita. Ho già capito che è la D-Star, questa qua, praticamente il nuovo modello in casa Adidas. Secondo me ci stava perché non avevano scarpe da lento così rigenerante, però pesa secondo me più di 300 grammi questa qua. Poi dopo metteremo come al solito le scritte, secondo me sono anche sui 330. 320? No, non lo so. No, pesucchiano sicuramente, non sono leggerissime come le Oca, a parte che suola stra illegale per far le gare, perché credo che sia sopra l'intersuola, è sopra i 50 mm. E hanno una mescola nuova. Ma provatele un secondo per vedere se secondo te è stesso numero oppure mezzo numero in più. Ah sì, perché poi sono andato a ritirarle ma non l'ho mica provate, l'ho prese direttamente così. No, ma ti avrei ucciso se le avessi provate, perché sennò poi la sorpresa non c'è. Io ho fatto il lungo, sono abbastanza scasciato. No, ti sei allenato molto. Io in effetti sono andato ad Anversa questa settimana, è stata una settimana molto stressante. Wow, uno scarponcino. Adesso mi devo alzare a mettere, cioè a tirami camminarci. l'altra scarpa. Se te la tiro in testa ti faccio male però, eh. Vabbè, ma tanto siamo qua, no? Allora, facciamo così Andrea, secondo te quindi stesso numero? Sì, assolutamente, ho il mio giusto spazio davanti, sembra davvero quasi uno scarponcino perché è molto ampia nell'avampiede, morbida, e no, assolutamente stesso numero, mi sembra molto molto spazioso. Allora, facciamo la seguente cosa, ti provi anche l'altra, ok, hai fatto il lungo, ma tanto c'è... Abbiamo corricchiato, poi dopo mi dici cosa ne pensi e ti faccio due o tre domande, va bene? Dai. Ok. Arrivo. Ciao. Andrea, mi sembra che questa scarpa sia davvero particolare e secondo me ci sono delle caratteristiche uniche. Vorrei capire con te, in effetti, se pensi che possa essere adatta al podista amatore evoluto. La prima domanda che ti pongo è: visto che pesa, adesso poi l'abbiamo scritto, circa 320 grammi, cosa dici? Riusciresti a utilizzarla anche correndoci velocemente? Ma non lo so, quello lo vedremo, questo forse dopo un po' di utilizzi lo potremo capire bene. Cioè, posso dirti che il discorso che facciamo le altre volte con altre scarpe nascono per fare i lenti rigeneranti di recupero, quindi credo che sia, forse non sia una sua peculiarità questa. E invece a livello di intersuola come l'hai vista e secondo te è più morbida o più reattiva? Hanno inserito una doppia mescola, una nell'avampiede che è questa qua bianca, che è molto più morbida rispetto a quella dietro, che è molto più dura, soprattutto all'esterno. Credo che all'interno non ci sia ancora schiuma morbida. Ti dico che mi ricorda molto le Bondi, se dovessi fare un paragone, lo so che a te non piace, però come idea è soprattutto nella parte posteriore una Bondi, nella parte anteriore più verso una Clifton, se dovessimo dire. Il che mi piace, perché a parte che guarda qua quanta schiuma, davvero questa qua credo che potrà entrare nelle tre scarpe con Invincible e Clifton come scarpa evita infortuni o salva infortuni, come le chiamo voi io. Invece a livello di tomaia ti ha dato una buona sensazione e secondo te potrà essere utilizzata
per quest'estate, quando farà sicuramente molto caldo? Credo che il problema in estate potrebbe non essere la tovaglia, ma tutta la schiuma, la gomma, che potrebbe dare un po' più di caldo, però questo lo vedremo più avanti. La tovaglia mi ha dato delle buone impressioni come scarpa da lento, nel senso che accomodante col piede, diciamo che lo ospita bene, è larga, spaziosa, non è come di solito ci ha abituato Adidas, con una scarpa molto stretta e filante, quindi risulta essere spaziosa e comoda. A livello di battistrada invece come l'hai visto? Chiaro, non la potevi usare oggi, ma abbiamo deciso di non usarla per il lungo. Nella pista bianca, come secondo te si comporterà? La suola è solita Continental e guarda, è abbastanza intagliata, credo che quindi sarà solita tenuta di Adidas che ci ha abituato negli ultimi anni. Invece la linguetta è molto paffuta, come l'hai vista, e secondo te darà problemi o faciliterà chi ha un collo del piede piuttosto alto? No, credo, come già detto prima, la tovaglia in sé è tutta fatta per andare verso la comodità e non il racing, quindi anche a me piace, secondo me premiano su delle scarpe da lento tutte queste accortezze per fare una scarpa morbida. Invece a livello di stabilità la utilizzeresti in tutte le condizioni oppure solamente la consigli a podisti neutri? Ma guarda, a vederla così, poi bisogna vedere magari nelle corse dove siamo un po' più stanchi, ma a vedere quanto è carrozzata, secondo me anche per un pronatore potrebbe andare bene, quindi pesi massimi e pronatori secondo me potrebbe essere una buona scarpa, soprattutto per chi dà problemi l'inserto antipronazione. Invece Andrea, una delle cose che avevamo notato negli anni scorsi era il fatto che il catalogo di Adidas fosse molto simile, ma negli ultimi 2 anni invece hanno differenziato in maniera significativa. Tra l'altro ho in mano le Boston 10, lascia stare il nome, però te le tiro e magari no. Ci fai un piccolo confronto. Aspetta, se no mi ammazzi. No, stavo guardando una roba nell'intersuola che vabbè, dopo andiamo a... Ma era in quale che c'avevi su oggi? Allora, io ho usato le Adios. Ah, ecco, oggi. Infatti no, mi sembra che fossi con le Adios, ma dopo mi esci con queste. Secondo te, Andrea, rispetto alle Boston 10 che pesano 300 grammi, questo ne siamo sicuri, queste Adistar come si posizionano? Bella domanda, questa qua la utilizzerei per amatori che fanno il lento sotto i 4,30, invece l'altra la utilizzerei per i lenti rigeneranti o per i lenti per persone che pesano abbastanza, quindi atleti un pochino più pesanti, un pochino più lenti. L'amatore che abbiamo in mente tutti. E quindi la utilizzeresti per questa tipologia di podista come scarpa all around? Credo che come scarpa all around la utilizzerei solamente se corro sopra i 5 al chilometro e se faccio distanze lunghe, quindi immagino fare una maratona sopra i 5 al chilometro potrei pensarla, se no non è una scarpa all around, anzi è una scarpa per i lenti rigeneranti. E ci stavi dicendo a livello di intersuola, l'avevi già detto all'inizio, ma avevi notato qualcosa di particolare? Sì, ho tolto la linguetta che si toglie facilissimamente e ci sono i due punti, quello del tallone e quello dell'avampiede, che si sente la gomma che è più morbida ancora. Ed è proprio in questa posizione qua, c'è un pezzettino di gomma diversa e qua nel tallone. Ci sono anche due buchi, poi vabbè farei la foto te. E se pigi lì si sente proprio la differenza di gomma, in quei punti lì è più morbida credo per ammortizzare meglio e negli altri punti invece più dura per proteggere di più. Tra l'altro la macro lente non mi è ancora arrivata, quindi non riesco ancora a fare dei primi piano interessanti. Le farai sfocate, le farai. Ti faccio l'ultima domanda prima di concludere questa prima impressione. A livello di utilizzo per non podisti, ma per camminatori, la suggerisci oppure no? Ma sai che stavo pensando, la prima cosa che ho pensato è che sarebbe a fine vita la scarpa top per andare a farsi le camminate in montagna, comunque hanno un bel grip, oppure le camminate nelle città d'arte quando vai in giro e devi camminare
tutta la giornata. Secondo me sì, potrebbero essere un'ottima scelta. Noi parliamo sempre di durata 800 km, 600 km, ma per camminare le puoi usare all'infinito, no? Giusto? Sì, fondamentalmente sì, quando incominci a rompersi la tovaglia o la suola che è davvero appiattita, allora sì, magari dopo le vai a cambiare. Ok, va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!